Tra l'altro in questi giorni si è parlato molto di scienza, di spazio, addirittura di viaggi su Marte. Noi intanto siamo collegati telefonicamente con la senatrice Irene Aderenti, che saluto. Buonasera senatrice. Sì, buonasera, buonasera a voi tutti. Senta, prima, visto che questa sera si parlerà anche di extraterrestri, le chiedo che cosa ne pensa così degli extraterrestri. Secondo lei c'è qualcuno là fuori? Oddio, sì, secondo me potrebbe esserci qualcuno, ma semplicemente secondo un semplice banalissimo calcolo delle probabilità. L'universo è infinito, ci sono infinite soluzioni di pianeti, pianeti come la nostra Terra, pianeti diversi in cui probabilmente una forma di vita come la nostra non può esistere, ma chissà, l'universo è talmente grande che potrebbe esserci anche un altro pianeta molto simile al nostro e quindi con popolato da persone, da esseri comunque intelligenti. Io credo che ci sia questa possibilità, non siamo soli nell'universo. La domanda che mi pongo io: quando ci si potrà incontrare? Certo, giustamente. Senta, senatrice, in questo periodo è un po' riesplosa la polemica fra sostenitori dell'evoluzionismo e sostenitori del creazionismo. Tra l'altro poi è stata presa anche di mira il ministro Gelmini, perché si diceva che in pratica non volesse più l'insegnamento dell'evoluzionismo nelle scuole. Io so che lei ha seguito la vicenda, come sono andate realmente le cose? Ma guardi, io non solo ho seguito la vicenda, io ho fatto l'insegnante nella scuola elementare per 32 anni, ho fatto la maestra e nessuno, a me non risulta che sia stata tolta la postilla che non si debba o sia stato imposto che non si debba insegnare la teoria dell'evoluzionismo. La teoria dell'evoluzionismo è una teoria supportata scientificamente da scoperte, da studi e quant'altro e direi che la scuola, gli insegnanti sono tenuti a spiegare con parole semplici a bambini delle elementari, con parole un po' più complesse e articolate con i ragazzi più grandi e in maniera compiuta ciò che la scienza ci dice. Io ho supportato e ho fatto la teoria dell'evoluzionismo quasi come un gioco con i miei alunni di terza elementare e tranquillamente è un argomento accessibile, è un argomento che interessa tantissimo i bambini se ben presentato ed è un argomento che li affascina perché riescono a comprendere che la storia è tutta un'evoluzione, non solo il genere umano, ma siamo sempre costantemente in evoluzione. Ecco, un'ultima domanda, ma secondo lei la teoria appunto dell'evoluzione è in contrasto con la fede cattolica, con l'idea di un Dio creatore? Beh, io non credo, io sono convinta personalmente che Dio ha creato tutti quei meccanismi che hanno permesso l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Benissimo, semplicemente certo. Questo. Giustamente, la ringrazio molto senatrice, buonasera. Prego, buona serata a tutti voi, grazie.